ancora abbastanza difficile, perché intanto devo, e lo faccio molto volentieri, ringraziare per tante cose affettuose e delicate della comunità che ho ricevuto attorno a questo invito, poi per avermi fatto vedere questa cosa, che ha che questa cosa, dove stiamo parlando, che ha a che fare, mio stupore della vita, molto con il mio rapporto da quando facevo il banchiere con Napoli. Io quando sono arrivato a Napoli, reduce di aver fatto una cattedra di diversità,
avevo provato, stavo andando via, a dire, se questo è vero, lasciamo qualcosa di scritto, e tu troverai anche in qualche cassetto un progetto, credo con la forza, per scrivere la storia del Banco di Napoli negli ultimi 50 anni, che è una storia di fine, c'è già, c'è ancora, c'è l'editore, c'è l'autore, però poi ci sono tutte vicende per le quali non mi ricordo. Però lo trovo, perché avevo già fatto una specie di contratto. E tanto che non esce, immagino che sia stata una delle tante cose che sono sparite nella transizione, quando me ne sono andato via. Usatela, perché è una storia di successo. Cioè lì c'è il Lido Fini incorporato. In un momento in cui il Meridione, il Lido Fini, non è proprio incorporato, nel sistema bancario non c'è il Lido Fini incorporato, questa è una storia di successo. Su cui prego Maurizio di perché c'è la storia della DNA, c'è la storia del Medio Credo centrale. Italiana è di successo, più di chiaramente. La chiudo perché gli ultimi tre minuti. Io ho il mio percorso personale di espiazione della cultura privata e avverto, diciamo, su di me e su chi ha fatto il mio mestiere, ancora lo fa, l'anatema. È incorporato il fatto che tu sai che fai il mestiere. Però la mia convinzione è assoluta, intanto l'anatema non ci vuole, perché la funzione non è di dare e negare credito ad arbitrio, ma di selezionare il credito in modo intelligente nell'interesse comune alla tua istituzione, perché se tu sbagli a selezionare il credito freni la tua istituzione e al paese. Continuo a dire ai miei colleghi, la migliore scelta che tu fai, normalmente tu salvi le imprese dicendo no, non dicendo sì, perché quando hai detto no hai evitato il disastro. Nessuno ti ringrazierà, loro non lo sanno che l'hai salvato dicendo di no. Poi magari vanno a un'impresa da una banca professa e gli dice di sì, cosa che a me è successo molte volte. Salvi le imprese dicendo no, quando ti rendi odioso e quando sei costretto a dire, costretto a dire, si devi dire di no. E questa è la funzione etica del banchiere, dove c'è la sintonia fra esigenze della tua impresa, che deve proteggere il proprio credito, perché la banca lavora con i soldi degli altri, e l'esigenza dell'impresa, che deve essere protetta da se stessa. Economico, mondiale e alle imprese. Questo è il lavoro su cui fare. Tu vuoi sono scappato.
non sapevo, adesso quando tocca a me vedrete come sarà. Non può essere però, perché sei vicino, aumenta le quote di mercato, ti fa pure soldi, perché immediatamente se aumenti devi seguirlo, se il mercato va avanti devi seguirlo, perché i consiglieri di amministrazione ti ammazzano. Di fronte a queste scelte io però mi sono detto questa volta me la gioco bene. La chiudo su questo. Era possibile, in realtà sì, tu ti ricordi il nostro consiglio di amministrazione di San Paolo, io avevo già questa diciamo rovello di pericolo, no? Non dobbiamo essere prociclici, e sentivo arrivare il fatto che saremmo stati criticati per aver tardato troppo credito. Mi ricordo una discussione con allora il governatore, io facevo il vicepresidente dell'ABI, che sgridò le banche italiane perché facevano i mutui a tassi mezzo punto più bassi, più alti, e io dicevo per fortuna, perché ne stiamo dando troppi, tu dovresti dirci sono ancora troppo alte, troppo bassi. La sensazione era quella, non ci guadagnavi più sul credito. Io dovevo però aumentare le quote di mercato di San Paolo, era appena arrivato. E cosa ho detto? Mi sono preso, tu non te lo ricordi, sono venuto in consiglio di amministrazione, ho fatto un derivato da 4 miliardi di euro per proteggere il portafoglio crediti del San Paolo dall'aumento di quote di mercato fatto sui piedi, che sarebbero probabilmente deteriorati in un tempo lungo. Dice adesso mi proteggo, faccio le quote di mercato e mi proteggo, pensando nella mia presunzione intellettuale che questo fosse il modo giusto per evitare la prociclicità, perché c'era uno strumento, se i derivati di credito che compri vendi sul mercato, che ti consentono di restringere il credito senza chiudere il rubinetto alle imprese, perché semplicemente è uno strumento che ti riduce il rischio che tu hai comprato sul mercato. Io pensavo che questo fosse in realtà la soluzione dell'instabilità del capitalismo, i derivati che salvavano il capitalismo, peraltro avendo dietro Greenspan e tutta una letteratura che diceva certo, voi trasformate una cosa illiquidissima che sono i crediti in una cosa liquida attraverso i derivati e smussate il ciclo, la storia è finita malissimo. Perché avevo ragione, no? Era il 2007, era un po' troppo presto, che noi stavamo dando troppo credito, non ce lo dicevano i conti, che stavamo dando troppo credito, il mercato ha continuato a dire che i rischi non c'erano, fino al 2008 ho perso un sacco di soldi, c'è stata la fusione di Intesa San Paolo, ho alzato le mani, ho chiuso questo affare, che avrebbe reso la banca nostra forse un paio di miliardi di euro a crisi conclamata. Purtroppo il derivato lo feci con l'IMA, quindi questi non ci avrebbero mai pagato, avrei ottenuto un successo di prestigio, ma i soldi non li avrebbero dati da parte anche se fossi stato lì. Questo a dire, e la chiudo, che la battaglia dei banchieri contro l'istinto del gregge, che è quella che si chiama la prociclicità in modo elegante, è una battaglia che ha a che fare con l'umano, perché se noi riuscissimo davvero con l'imperfezione umana a misurare i rischi di credito, a coprirci e evitarci, e lo facessimo davvero, non solo avremmo smussato i cicli, ma avremmo scoperto la pietra filosofale, che si è di lunga vita, perché avremmo trovato un modo per l'umano di trasformare l'incertezza in rischio misurabile, e quindi cancellare il futuro, dall'incertezza del futuro della nostra vita. E questo si chiama la hybris, no? Ti sei avvicinato e sei andato giù catastroficamente. Il che dice meglio non provarci più la seconda volta, non ci fidiamo, meglio che le banche centrali tengano alto il capitale, subiamo qualche restrizione creditizia, perché la prossima volta altrimenti ci risiamo. Veniamo però al primo tema che Massimo ci sollecitava, la finanza.
Vicenza e colpita, come diceva Pietro Mariano, da un anatema storico. La letteratura, la poesia, il romanzo hanno riservato alla finanza prevalentemente, con qualche notevole eccezione, qualche passaggio di mancaggio, qualche passaggio di scienza, ma prevalentemente hanno riservato alla finanza accenti di disprezzo nel migliore dei casi. Eppure vorrei sostenere qui con qualche argomento che la finanza, poi vediamo che cosa vuole dire finanza, è una delle massime conquiste intellettuali del genere umano. È come l'invenzione della ruota, è come l'introduzione del numero zero in aritmetica. La ruota e il numero zero, nessuno si sogna di maledirli, però la finanza invece viene spesso maledetta nel corso dei millenni e dei secoli. E gli anni che stiamo vivendo, a causa dello scoppio di questa grande crisi finanziaria mondiale, nel 2007-2008, in questi anni stiamo assistendo a una recrudescenza di maledizioni, di improperi contro la finanza. Perché dico che la finanza è una delle più grandi conquiste intellettuali dell'umanità? Perché ha insegnato all'uomo a pensare il divenire del tempo. La finanza è fatta di tre cose fondamentalmente: di credito, di moneta e di assicurazione. Queste sono le tre facce della finanza. Secondo la mia personale visione, il credito è la faccia principale. Che cos'è il credito e come nasce? Immaginatevi un uomo preistorico, cavernicolo, che si sostenta cacciando e raccogliendo frutti, che fino a quel momento ha cacciato e raccolto di più o di meno a seconda della fortuna, delle condizioni climatiche. Un bel giorno è particolarmente fortunato e ottiene un bottino che largamente eccede la sua fame e la sua capacità di ingurgitare il cibo. Fino a quel momento lui, come si era comportato in casi analoghi, aveva cercato di dire l'eccellenza. In quel momento invece gli viene in mente per la prima volta l'idea di un futuro e di un bisogno o di un desiderio che potrà avere nel futuro. E poi gli viene in mente una seconda idea ancora più sofisticata, che se lui semplicemente cercasse di prendere la sua eccellenza di cibo e nasconderla sottoterra per ritrovarla dopo tre mesi, la ritroverebbe. Cita, non saprei che farsi. E allora gli viene questa seconda idea di andarsi a cercare qualcun altro cacciatore raccoglitore del suo territorio, che quel giorno è stato poco fortunato e che rischia di morire di fame, e di proporgli da fare: io ti cedo una parte della mia, o tutta la mia eccellenza, e tu puoi soddisfare i tuoi appetiti, tu ti impegni fra un mese, tre mesi, un anno a ridarmi quello che ti ho dato e anche un sora più, perché mi devi premiare per il fatto che io stia rinunciando a qualcosa, anche se è un qualcosa che non rientra strettamente nei miei bisogni della giornata, ma sto rinunciando a qualcosa. In questo modo il cavernicolo A fa balenare anche nella mente del cavernicolo B l'idea di un futuro, di un bisogno, di un desiderio che si possa affacciare nel futuro, e fa apparire anche lui l'idea che può fare la stessa cosa il giorno in cui anche lui sarà stato fortunato nella raccolta e nella legge. Questo è raccontato come una piccola favola per bambini, naturalmente mi scuserete di questo semplicismo, però questo è l'embrione della finanza, del credito. Poi dopo il credito viene la moneta, cioè viene, a un certo punto si sente il bisogno di avere un segno che consenta di liberarsi delle strettoie del baratto bilaterale, che è una tecnologia molto inefficiente, se ci pensate un momento, è molto più efficiente disporre di qualcosa che mi consenta, se io ho delle pene in eccellenza, voglio delle mele, di non dover fare mille giri e mille baratti prima di arrivare a quello che mi dà le mele, ma ho qualcosa che vale qualunque bene, qualunque servizio sia disponibile sul mercato. Ora, se la finanza
pensabile il futuro e gestibile il futuro in termini dei propri bisogni e desideri. Se fa questa cosa bellissima di rendere attraverso la moneta straordinariamente fluido ed efficiente il procurarsi qualunque bene si voglia senza andarsene fisicamente a cercare, e senza andarsene a cercare fisicamente il produttore. Se la finanza fa quella terza cosa altrettanto straordinaria, che è l'assicurazione contro i rischi, che è anche una grande conquista di concezione del tempo, del divenire del tempo, perché il rischio è il rischio di un evento che si potrebbe produrre nel futuro, contro il quale io cerco qualcuno che sia disposto ad assicurarmi, in cambio anche lì di un premio. Quindi sono tutte cose che rendono, diciamo, mettono in condizione una comunità di avviarsi a uno sviluppo economico molto molto rapido, perché risolvono problemi che altrimenti assorbirebbero tutte le energie disponibili da parte dei singoli e da parte della comunità. Perché questo miracolo viene maledetto nei secoli e nei millenni? Una possibile spiegazione sta in questo: perché una ruota ognuno se la può fabbricare da sé, senza dar fastidio agli altri. È un dispositivo che esplica i suoi benefici uniformemente nei confronti di chiunque se ne serva. La finanza no, la finanza mette oggettivamente in conflitto due grandi platee di soggetti, che sono entrambe meritevoli. La platea di quelli che fanno credito e la platea di quelli che ricevono credito. Esempio banale del diritto all'oggi. Della platea di coloro che fanno credito facciamo parte noi tutti, nel momento in cui abbiamo un po' più di 5 anni di soldi, stiamo facendo il credito a quella banca, a quel soggetto che è una banca. Della sterminata platea di quelli che ricevono credito fanno parte di nuovo quelli che non si vogliono comprare una casa, non hanno i soldi contanti per comprarsela e hanno bisogno di qualcuno che gli presti, o il negoziante, o il imprenditore che deve finanziare il capitale circolante, eccetera. Chi fa credito vuole le maggiori garanzie possibili di quel denaro che sarà restituito e vuole la remunerazione più alta possibile. Viceversa, chi riceve il credito vuole poter dare le minori garanzie possibili, perché vuole impegnare meno che può nel suo patrimonio e vuole pagare il tasso di interesse più basso possibile. Questi due soggetti sono oggettivamente in conflitto su un mercato. Si incontrano direttamente e negoziano e troveranno un punto di equilibrio di prezzo, di quantità e di garanzia su un mercato, per esempio in borsa o su un mercato obbligazionario. Se invece tutti e due si rivolgono a un intermediario, l'intermediario che sta in mezzo, come diceva la mia stessa, che fa da quello, si piega, le tensioni diventa il luogo in cui si scaricano le tensioni di uno e degli altri. Questa secondo me è una possibile spiegazione del fatto che gli intermediari finanziari in particolare siano così soggetti a se pensiamo a delle violenze comuni, pensiamo alle polemiche giornalistiche odierne in Italia, ma mica solo in Italia, perché prendersi con le banche è un'attività molto diffusa in tutto il mondo. In particolare in quei paesi del mondo in cui le banche sono molto presenti. Poi naturalmente questo non vuol dire che le banche siano esenti da vecchie vizi, perché è da dire. Lo stesso presidente del Banco di Napoli è disposto a riconoscerlo ampiamente. Però è evidente che il malanimo nei confronti della finanza e dell'intermediario finanziario va al di là quanto non sarebbe giustificato sulla base di comportamenti oggettivamente censurabili da parte di questo o di quell'intermediario in misura maggiore o minore. Che cosa ci ha insegnato questa crisi? Facciamo un salto, questo mio primo intervento, facciamo un salto dalla preistoria ai giorni nostri. Che cosa ci ha insegnato questa crisi? Oh, intanto ricordiamoci che questa crisi
per una crisi americana, il suo certificato di nascita è statunitense, una crisi che è nata negli Stati Uniti d'America e in pochi altri paesi facenti parte dell'area economica, finanziaria e culturale americana, innanzitutto l'Inghilterra. Quindi questa crisi è nata lì ed è il risultato degli eccessi che in quei mercati, peraltro talmente potenti, talmente leggeri del mondo, da essere considerati globali, non soltanto americani. Che cosa è successo? Beh, lo diceva Pietro con grande efficacia. È successa una cosa che succede dagli albori del mondo, cioè è successo che qualcuno si è indebitato troppo e che qualcun altro che è stato complice per prestare troppi soldi. Questo è. Ci sono storici dell'economia e della finanza che si sono esercitati per decenni a studiare le crisi finanziarie che ricorrentemente colpiscono non soltanto il capitalismo finanziario moderno che è nato due secoli fa, ma anche le forme più arcaiche di organizzazione dell'economia e del credito. Da ultimo, per esempio, vi segnalo un libro bellissimo di Arendt e Rogoff, che voi conosceranno, che si chiama This Time is Different, questa volta è diverso, che è il titolo di Rogoff, che fa riferimento alla convinzione che si diffonde tutte le volte che si monta un'euforia nel mercato finanziario e la gente comincia a indebitarsi, a rotta di collo e a far prestiti a rotta di collo, tutte le volte si diffonde nel mercato l'idea che questa volta è diverso, sì è vero, le volte precedenti questo tipo di comportamento ha inevitabilmente portato alla crisi finanziaria, delle bolle, eccetera, ma questa volta è diverso perché c'è una tecnologia diversa, perché abbiamo imparato la lezione del passato, quindi sappiamo come fare politiche per contrastare le degenerazioni che poi potrebbero comparire, eccetera. E invece anche questa crisi che abbiamo vissuto dimostra che non è mai diverso. È sempre la solita vecchia storia, the same old story, come diceva qualcuno in Casablanca, è sempre la solita vecchia storia. A un certo punto, per fenomeni che attengono alla psicologia umana, individuale e collettiva, si gonfiano delle euforie, si pensa di essere entrati in un'era della perenne crescita, del perenne benessere costantemente in aumento, e se non c'è, questo è il punto cruciale, veramente chiudo il mio intervento, se non c'è un regolatore e un supervisore, tutti e due, ci vogliono tutte e due le funzioni, di mettere le regole e chi le applica, le fa rispettare, controllando come siano rispettate. Se non c'è un soggetto terzo, tipicamente un'autorità pubblica, perché è chiaro che è un fallimento del mercato, questo è. Qualunque liberale, qualunque autentico liberale è disposto a, non solo è disposto a riconoscere, ma vorrei dire lo afferma con grandissima forza. Lì dove c'è un fallimento del mercato ci vuole un'autorità pubblica incaricata di mettere riparo a comportamenti privati che altrimenti portano o un mercato all'esplosione o a una riduzione di benessere perché c'è qualcuno che diventa monopolista. Qualche parte, e il mercato stesso si autodistrugge in quanto mercato puramente concorrenziale. E questa è la cosa successa nel mondo angloamericano negli anni 90 e negli anni 2000, c'è stata in quel mondo una ritirata dell'apparato di regolazione e di supervisione finanziaria sull'onda di un vento ideologico che peraltro era alimentato da parte del pensiero economico dell'Accademia americana e che ha portato a quella che in un mio vecchio libro ho riscoperto la definizione di Luigi Einaudi bellissima, che parlava di religione liberistica. Einaudi diceva
liberali devono guardarsi dalla tentazione di mettere in piedi una religione comunista, perché quella porta al disastro. E questa è la cosa successa in quel mondo. In Europa è successa molto meno, in particolare in Italia. Infatti l'Italia è rimasta schermata dalla prima fase della crisi, nel suo sistema bancario e anche in qualche misura della sua economia, che aveva un problema di lungo termine. Di crescita, ma non si è presa una botta di recessione a causa della crisi altrui più forte di altri, perché è entrata nella crisi con un organismo di economia reale che era più debilitato di quello di altri. Poi questa crisi finanziaria ha preso invece un volto europeo, che da due anni in questa parte è diventata una crisi europea di sovranità, questa è un'altra storia, e se c'è un tempo per